27esima giornata di eccellenza, Imperia e finale si incontrano al Ciccione, due prospettive diametralmente opposte perché l'Imperia è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, mentre al finale la vittoria manca, pensate un po', dal 20 gennaio, data a cui risale l'ultima vittoria dei giallorossi. Ma sono le motivazioni dei padroni di casa ad avere la meglio. Nel primo tempo Faedo si procura un calcio di punizione, alla battuta il solito Costantini che colpisce però il palo, ci pensa Castagna nel momento giusto al posto giusto sulla ribattuta a insaccare la rete dell'1-0. A una manciata di minuti dal termine della prima frazione il finale prova a pareggiare i conti, ma Trucco mostra i riflessi e dice no al colpo di testa di Vallerga. Con le immagini di Fabio Molinari passiamo al secondo tempo, 10 minuti di fuoco dei nerazzurri con il tentativo di Castagna sventato da porta al secondo minuto, 60 secondi dopo a provarci questa volta è Giglio su suggerimento di Faedo con il pallone che termina alto sopra la traversa e poi ancora all'undicesimo minuto con il primo marcatore Castagna con porta che però chiude ancora la porta e allora al 28esimo della ripresa ci pensa Martelli a mettere dentro la sua prima rete in nerazzurro che equivale al 2-0 per l'Imperia, risultato che poi sarà quello definitivo perché l'ultimo tentativo dei finalesi firmato Galli a 10 minuti dal termine è neutralizzato senza troppe difficoltà da Trucco. Finisce così, Imperia batte finale 2-0, si incendia la lotta a 5 in vetta alla classifica per il finale, la salvezza anche se alla portata è ancora matematicamente da conquistare.